Accende i giornali, le carte che ha sui Depliant, non so, che aveva trovato allo stadio, con gli accendini e fa questa fiaccolata. Sicuramente un europeo da ricordare, da tirare fuori, come dire, dall'emarginazione a cui è stato un pochettino consegnato. La vittoria del 68 è un'impresa dimenticata, presto oscurata da Italia-Germania di 2 anni dopo. Quella vittoria però andrebbe riscoperta per l'importanza che ebbe nel rilanciare la nazionale, per il cammino pittoresco degli azzurri e per le vicende di alcuni dei suoi protagonisti. L'avventura di Euro 68 parte in realtà 2 anni prima, nell'autunno 66, con il girone di qualificazione. In quel momento l'Italia è reduce dalla disfatta con la Corea ai mondiali inglesi, la pagina fin lì più buia nella storia della nazionale. Italia-Corea, quindi facciamo un passo indietro. Italia-Corea fu vissuta malissimo da tutti gli italiani, perché è considerata, ancora oggi si dice è una Corea, no? Per dire una grande debacle. La sconfitta con la Corea è però solamente la punta dell'iceberg di un lunghissimo periodo di crisi per i colori azzurri, iniziato nel 49 con la tragedia di Superga. Superga è un momento spartiacque per la nazionale italiana perché di fatto si perde la nazionale. Non ci dimentichiamo che abbiamo avuto a un certo punto una squadra azzurra con 10 giocatori del Torino, di quel Torino, il grande Torino, il Torino degli Invincibili. Quindi ricostruire è molto difficile. Ricostruire è davvero difficile e lo testimoniano i risultati ai mondiali successivi. Fuori al primo turno nel 50, fuori al primo turno nel 54, nel 58 addirittura non ci qualifichiamo, nel 62 e nel 66 di nuovo fuori al primo turno. Non andò meglio neppure agli europei, nel 60 scegliamo di non partecipare e nel 64 veniamo eliminati agli ottavi di finale. I tempi delle vittorie di Vittorio Pozzo sembrano davvero lontani, appartenenti a un'altra epoca. Nessun italiano sotto i 35 anni ricorda quelle vittorie. Era veramente un cruccio la nazionale. Io ricordo, ecco, proprio un ricordo personale, ricordo che io ero un ragazzino, ma mio papà soffriva moltissimo. Un grosso problema era rappresentato dal campanilismo e dalla confusione attorno alla nazionale. Non ci dimentichiamo che per tanti decenni c'è anche un giornalismo sportivo regionale, sud contro nord, e quindi la costruzione della nazionale è sempre una costruzione problematica. Insomma, in quell'autunno 66 era davvero grande il bisogno di tornare ad avere una nazionale competitiva e vincente. E come abbiamo anticipato, il primo banco di prova di quella rinnovata nazionale sarebbe stato il girone di qualificazione agli europei, una novità prevista dalla formula di quell'edizione. Nel 60 e nel 64, che sono le prime due edizioni dell'Europeo, appunto, si arriva all'Europeo però attraverso scontri diretti, quindi non c'erano i gironi cosiddetti gruppi e i gironi di qualificazione. La formula prevedeva 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le vincenti si sarebbero qualificate ai quarti di finale, che sarebbero stati disputati con la formula dell'andata e ritorno. Dopo i quarti, la UEFA avrebbe scelto fra le 4 nazionali arrivate fino alla fine quale di quelle avrebbe ospitato la fase finale, una sorta di Final Four ante litteram con semifinali, finale per il terzo posto e finalissima nell'arco di 4 giorni. Per il primo turno l'Italia è inserita nel gruppo 6 con Cipro, Svizzera e Romania. Gli azzurri dominano il girone con 5 vittorie ed un pareggio, 17 gol fatti e solamente 3 subiti. Grande protagonista di quei mesi è Gigi Riva, che in un amichevole contro il Portogallo subisce il suo primo grave infortunio e poi al rientro segna 6 reti in 3 partite, cominciando a dare segno del suo attaccamento senza eguali alla nazionale. Parlare di Gigi Riva è complicato, perché stiamo parlando, diciamo così, di uno dei monumenti del calcio italiano. Monumento può essere anche riduttivo, nel senso che quando si pensa a un monumento si pensa a qualcosa di statico, di fermo. Secondo me invece Riva esprime un'anima, lo ha dimostrato nel suo legame con il Cagliari e la Sardegna. E
e con un legame, credo unico, con la maglia della nazionale. I due grandi infortuni, gamba destra, gamba sinistra, entrambi con la nazionale, ancora oggi con 35 reti è il capocannoniere di tutti i tempi della storia azzurra. L'altro grande protagonista di quella fase è il nuovo commissario tecnico, Ferruccio Valcareggi, nominato CT dopo la disfatta contro la Corea. Inizialmente il tecnico toscano però non gode di grande credito presso l'opinione pubblica. Invece si rivelò un uomo che pian piano, lentamente, senza grandi annunci, senza grandi proclami, però lavorando con una certa calma, un uomo tranquillo, riuscì a costituire un gruppo che era finalmente un gruppo di grande solidità. Ferruccio Valcareggi è l'uomo giusto. Non lo dico io, ovviamente, anche perché sono nato nel 69, quindi non l'ho vissuto in pieno. Lo dice Anastasi nei suoi racconti, lo ricorda Mazzola nelle sue memorie. Era anche Domenghini lo ricorda bene, perché non era solo un allenatore, parlava con i giocatori. Per loro non era il classico sergente di ferro a cui spesso erano anche abituati nei rispettivi club, ma era proprio un padre. Un padre quindi che ha saputo costruire innanzitutto un gruppo e poi dare anche un'anima e un gioco alla nazionale. Dopo il girone di qualificazione, il prossimo banco di prova per gli uomini di Valcareggi è la Bulgaria, un avversario temibile che nel turno precedente aveva eliminato il Portogallo di Eusebio. Era una squadra molto forte, con anche un grande stella che era Sparukov, no? Che giocavano un calcio innanzitutto molto fisico, e quindi erano difficili da superare da questo punto di vista, per una nazionale italiana che in quegli anni, la parte atletica si puntava più probabilmente sulla tecnica. Il 6 aprile lo stadio nazionale di Sofia è una vera bolgia. 68.000 tifosi incitano la Bulgaria dal primo all'ultimo minuto. E per gli azzurri le cose si mettono fin da subito male. In quel clima infuocato l'Italia fatica fin dall'inizio. Subisce l'1-0 all'11esimo e come se non bastasse, al 24esimo arriva l'infortunio a capitan Armando Picchi. Un infortunio che di fatto costringe l'Italia a giocare in 10. A quell'epoca le sostituzioni erano previste solo per il portiere e quindi se uno degli altri giocatori si infortunava non poteva essere sostituito. Se poteva, naturalmente, se era in grado, rimaneva in campo e veniva messo all'ala, destra o sinistra, in un punto che non potesse nuocere alla squadra, quindi sicuramente non in difesa, va bene, più verso il centrocampo, la metà campo, l'attacco. Senza il capitano l'Italia stringe i denti e riesce ad arrivare al riposo sull'1-0. Anzi, addirittura all'inizio del secondo tempo trova il pareggio con un'autorete di Penev. Però quel gol è come se scatenasse il pubblico e i bulgari in campo e nel giro di 7 minuti i padroni di casa vanno sul 3-1. Sotto i due gol, un uomo in meno, un clima infuocato, un avversario temibile. E con l'inerzia della partita tutta per la Bulgaria. In quel momento per l'Italia sembrano esserci poche speranze, ma all'82esimo accade qualcosa. Ma lì devo dire che forse non so se è il mio tifo che mi condiziona, c'è una stella che brilla, quella di Pierino Prati. Il 21enne attaccante del Milan al suo esordio in nazionale al minuto 82 segna la rete del 3-2, il gol che ridà linfa e speranza in vista del ritorno al San Paolo in programma il 20 aprile. Si vede che in assenza di Riva l'Italia ha finalmente un grande attaccante. Due settimane dopo la speranza diventa realtà. Ancora Prati e poi Domenghini regalano agli azzurri un 2-0 che vuol dire qualificazione alla fase finale. Sì, sì, è una prova di maturità e anche è un'Italia spumeggiante, ecco, un'Italia che gioca un calcio spumeggiante, che gioca un calcio ancora un po' verticale, ancora un po' niente tiki-taka, intendiamoci, molto contropiedistico, però molto solido. Quel 2-0 ci permette anche di introdurre la figura di Angelo Domenghini, ala generosa e anche tecnica, in grado di segnare 125 reti in carriera, un perno della grande Inter e poi del Cagliari di Gigi Riva. Forse Domenghini, un po' dimenticato dal calcio italiano come figura, come personaggio, è probabilmente però l'uomo in più di Valcareggi proprio in quel periodo. In vista della fase finale, che nel frattempo è assegnata proprio all'Italia, Valcareggi compie alcune scelte molto coraggiose. Addirittura fa una scelta incredibile se ci pensiamo, perché per l'Europa del 68 sceglie a un certo punto per la fase finale Zoff e non Albertosi, che era il titolare, che sarà poi appunto titolare invece
a Messico 70, porta Giuliano, criticatissimo, avviene dalla stampa del nord, lui che era uno appunto dei giocatori simbolo del Napoli, riesce a inserire Mazzola, De Sisti, lo stesso Rivera, ma addirittura soprattutto Riva, che lo recupera da un infortunio importante, e Anastasi. Anastasi gioca la sua prima partita in nazionale nella prima finale dell'Europeo. La prima partita di questa Final Four ante litteram è la semifinale contro l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica è una squadra molto forte, oltretutto aveva vinto l'Europeo del 1960, perso quello del 64 in finale contro la Spagna di Luisito Suarez, e si presentava all'Europeo del 68 come una squadra fortissima. La partita contro l'Unione Sovietica è in programma a Napoli il 5 giugno. L'attesa è grande, ma viene guastata da una terribile notizia che poche ore prima arriva dagli Stati Uniti: l'attentato a Bob Kennedy. Questa notizia che sconvolge anche l'Italia e che dà vita tra l'altro alla prima grande maratona televisiva, perché la RAI organizza una maratona a cui segue l'evoluzione anche delle condizioni di salute di Kennedy, anche la cattura dell'attentatore, ma questo insomma crea una cappa insomma un po' di tristezza e di dolore su quella che doveva essere una festa. La partita sembra quasi voler rispecchiare il clima triste che si respira in tutta la penisola. C'è un pubblico foltissimo, però tutto comincia malissimo, Rivera si fa male, non ci sono le sostituzioni, quindi si gioca praticamente in 10, Rivera è in campo per onor di firma. Gli azzurri in inferiorità numerica soffrono e tra gli italiani si diffonde la paura di una nuova ennesima delusione. Insomma, la partita si mette male, una partita si comincia a dire, anche stavolta, non ce la facciamo. Invece un'Italia capabile resiste, e resiste persino nei supplementari, quando rimaniamo di fatto in 9 per l'infortunio al centrale difensivo Bercellino. Anzi, pensate che Domenghini prende addirittura un palo. Invece resistiamo ai supplementari e si va a questa follia del sorteggio. Si va a questa follia del sorteggio perché all'epoca non c'erano i rigori, non si poteva fare la ripetizione che valeva solo per una finale, si va al sorteggio che si svolge negli spogliatoi, l'arbitro e i due capitani. Il sorteggio rende ancora più unica quella semifinale. Per l'Italia, accanto all'arbitro, c'è Capitan Facchetti. Il San Paolo, nel frattempo, attende con trepidazione, finché un segnale lo fa esplodere. C'è questa immagine abbastanza curiosa, ma allo stesso tempo bella, come dicevi tu, cinematografica, di Mazzola che esce dagli spogliatoi sventolando la maglia azzurra. È il segno che il sorteggio ha deciso Italia. L'Italia è in finale, in programma sabato 8 giugno a Roma, dove troverà un po' a sorpresa la Jugoslavia, che ha eliminato i campioni del mondo dell'Inghilterra, con la spinta forte del pubblico fiorentino. Non sapendo che coro fare, a un certo punto cominciano a inventarsi un coro, slavi, 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 che era un coro così assolutamente, come dire, no? Un po' pittoresco, un po' ingenuo, un po' fanciullesco. La Jugoslavia, con la sua punta di diamante, Zajc, sembra mettere molta paura a Valcareggi. Una paura che si riflette anche nelle scelte di formazione del CT. È una formazione abborracciata, una formazione che, come dire, non risponde a quella che era anche stata la costruzione del gruppo di Valcareggi fino a quel momento, giocatori fuori ruolo, perché temeva appunto la forza tecnica ma anche atletica della Jugoslavia. La prima finale è una sofferenza incredibile, una sofferenza indicibile. La Jugoslavia in quel primo tempo infatti va in vantaggio, proprio con Zajc, e nel secondo tempo sono solamente le parate di Zoff a tenere in partita gli azzurri. Per quanto ci sia una squadra solida e brillante, la Jugoslavia ci mette sotto in maniera clamorosa. Quando sembra tutto perduto, al minuto 80, con la forza della disperazione, l'Italia guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Sul pallone va Domenghini, che disegna una traiettoria perfetta.
è il pareggio e l'Olimpico pieno esplode di gioia. Pareggiamo poi con il solito Domenghini. Questo secondo me dà l'idea del peso che Domenghini ha avuto in quella squadra. La gara resta in parità anche nei tempi supplementari e così si va alla ripetizione, in programma sempre a Roma lunedì 10 giugno. In vista della rivincita, però, la Jugoslavia, dopo quanto fatto vedere il sabato, è nettamente favorita. Gli avversari sembrano molto più in tono, molto più tonici. A quel punto Valcareggi decide di dare una scossa e rende l'Italia decisamente più offensiva. Cambia 6 giocatori, in particolare inserisce De Sisti al posto di Ferrini, Riva al fianco di Anastasi e Mazzola al posto di Giuliano. E Mazzola è stato, nella sua epoca, secondo me, un giocatore straordinario e, per il modo in cui giocava, un giocatore che avrebbe potuto giocare anche oggi, perché era veramente un modo moderno di interpretare il ruolo, perché era un ruolo non solo di intelligenza e di classe, ma era anche un ruolo atletico il suo, che fece pesare molto nell'Inter degli anni 60 e anche in quella nazionale lì. Le mosse coraggiose del CT danno gli effetti sperati e l'Italia parte subito a mille. Cosa miracolosa, perché quella Jugoslavia, cioè, sembra che si siano cambiate le maglie. Tanto la Jugoslavia era stata brillante e l'Italia proprio sottotono nella prima partita, sembra che i calciatori si siano cambiati le maglie. Quello che aveva fatto la Jugoslavia il sabato lo fa l'Italia il lunedì. Dopo appena 12 minuti, Riva, fortemente voluto da Valcareggi nonostante i postumi della pubalgia, segna il gol dell'1-0. E 20 minuti più tardi, Anastasi, un'altra scommessa del CT, raddoppia con una rete bellissima. Il punteggio non cambierà più. L'Italia è campione d'Europa. Da lì scatta l'entusiasmo. La gioia è grande in tutta la penisola e unisce le generazioni. È la prima grande festa vera popolare del dopoguerra. Il 12 giugno Nicola Delfi scrive in prima pagina sulla Stampa: tutto un popolo in delirio. Ma che è mai avvenuto? È mai possibile che questa immensa, interminabile festa di popolo sia stata scatenata dall'esito vittorioso di una partita di calcio? E com'è potuto accadere che tanti ragazzi, proprio quegli stessi ragazzi che tanto ci inquietano, ora hanno i medesimi sentimenti di esultanza dei loro padri, zii e nonni? Tuttavia, quella gioia, seppur grande, non conquista le piazze come invece 2 anni dopo avrebbe fatto il 4-3 contro la Germania. Questo anche perché il 68 è in realtà un anno molto diverso dal 1970. Le piazze in quel momento non sono piazze sportive, sono piazze politiche. Quelle piazze, di fatto, Italia 68, cioè la vittoria dell'Europeo, non riesce a smussarle completamente o a, in qualche modo, travolgerle. In ogni caso, in tutta Italia i clacson suonano per le strade e a Roma la gioia dà luogo a qualcosa di indimenticabile. La famosa fiaccolata romana, no? Il pubblico, non solo nello stadio, ma anche fuori dallo stadio, improvvisata una manifestazione di gioia, che è la prima manifestazione di gioia per la nazionale nell'Italia repubblicana. E quindi c'è questa fiaccolata che rimane completamente storica. Va bene, la fiaccolata dell'Olimpico il 10 giugno del 1968 è storica. La fiaccolata di Roma rispecchia un po' la storia di quell'Europeo azzurro. Bella, importante e suggestiva, ma al tempo stesso, da troppi, ingiustamente dimenticata e che da tanti, anzi da tutti, andrebbe di nuovo apprezzata e totalmente riscoperta.